Marsala minacciano con un coltello moglie e figlio, tempestivo l'intervento dei carabinieri. Castellammare, un 67enne finisce gli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. Mazzara linea telefonica guasta per il ritiro dei rifiuti ingombranti, richieste tramite mail. Trapani, studenti a lezione di risparmio idrico con l'iniziativa Risparmia l'acqua della regione. Mazzara, in uscita il libro Mediterraneo, Mar Continente Liquido, scritto da Giuseppe Messina. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Minaccia moglie e figlio con un coltello, arrestato dai carabinieri un 46enne marsalese. I particolari nel servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marsala hanno arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un marsalese di 46 anni. I militari dell'arma sono intervenuti in un'abitazione di contrada Amabilina a seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna, moglie del 46enne, ma in fase di separazione, perché minacciata dal marito nonostante la stessa si fosse trasferita a casa della sorella. I carabinieri hanno trovato l'uomo in stato di alterazione psicofisica con un coltello in mano mentre cercava di aprire la porta del bagno dove si erano nascosti la moglie e il figlio minorenne. Il 46enne, sempre con il coltello in mano, si è poi scagliato anche contro i carabinieri che cercavano di bloccarlo. Dopo averlo disarmato, l'uomo è stato quindi arrestato. Il 46enne negli ultimi mesi si sarebbe reso responsabile di altri episodi di minacce e maltrattamenti nei confronti del proprio nucleo familiare. Il marsalese, durante l'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri di Castellammare del Golfo invece hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, un pregiudicato 67enne castellammarese per inosservanza delle disposizioni imposte dal giudice. L'uomo ha violato più volte il divieto di avvicinamento alla moglie, misura cui è stato sottoposto dal dicembre 2021 per atti persecutori dalle reiterate violazioni accertate dei carabinieri, è scaturito l'odierno provvedimento di arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Si terrà venerdì 25 novembre giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne al convento del Carmine di Marsala alle 17.30, la conferenza stampa di presentazione della commissione pari opportunità che è stata nominata dal sindaco di Marsala e nell'ambito delle iniziative finalizzate a promuovere il dialogo tra le istituzioni e gli studenti del territorio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si terrà venerdì presso la prefettura di Trapani alle 9 un incontro per fornire un qualificato contributo sul tema al fine di illustrare ai ragazzi i rimedi offerti dalla legge contro tale fenomeno, sensibilizzandoli al contempo a improntare i loro comportamenti alla cultura del rispetto e della non violenza. L'iniziativa sarà arricchita dalla presenza degli studenti di alcuni istituti di istruzione superiore della provincia. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Al comune di Trapani, al patrimonio del comune di Trapani appartengono diversi lotti di terreno dove sono presenti alberi di ulivo. L'amministrazione comunale trapanese intende procedere mediante contratto di comodato di beni produttivi all'affidamento della raccolta delle olive alla cura degli stessi oliveti di proprietà comunale per il biennio 2022-2023. L'istanza di partecipazione alla procedura di affidamento dovrà pervenire
avvenire entro le ore 9 del 28 novembre. L'istanza dovrà essere presentata a mano presso il protocollo degli uffici del terzo settore. Quasi un migliaio di presenze tra studenti delle scolaresche di Trapani e cittadini per la tappa in piazza Vittorio Emanuele a Trapani del roadshow della campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione risparmia l'acqua voluta dalla regione siciliana sull'uso consapevole delle risorse idriche. La campagna è partita da Palermo lo scorso 13 ottobre. Sentiamo. Come si sviluppa questo percorso per i ragazzi delle scuole? Questo percorso si sviluppa in tre step. Si parte da questo touch alle mie spalle, dove i ragazzi attraverso delle schede iniziano ad avvicinarsi al mondo del risparmio dell'acqua. Ci sono informazioni, consigli, dati sull'acqua. Poi passano ai visori VR, dove attraverso la realtà virtuale entrano proprio all'interno di un ambiente domestico e vedono le loro azioni quanto incidono sul consumo dell'acqua, quindi la loro vita abituale anche in numeri, e ci sono tanti consigli su come invece poter risparmiare facilmente, per poi terminare con l'ultimo touch dove attraverso l'EduGame giocano, si divertono ma anche testano cosa hanno appreso. È un percorso virtuale che parla ai giovani con il loro linguaggio, quindi con la realtà virtuale, con la tecnologia, con la digitalizzazione. Professore Zito dell'Istituto Comprensivo Pertini di Trapani, perché è importante per voi come scuola un progetto come Risparmia l'Acqua? Oggi sicuramente per i ragazzi di questa età di scuola media l'ambiente è una tematica fondamentale. Il risparmio dell'acqua, ma anche il risparmio delle risorse naturali, hanno per loro un ruolo fondamentale. L'ambiente e la terra è il loro futuro e se lo devono costruire da soli. Sicuramente questo progetto è molto interessante. Spero che attivi in loro dei percorsi mentali di ripristino, recupero e riduzione dei consumi idrici. È una bella esperienza per i ragazzi. A meno di 2 anni dall'avvio dei lavori, entro il prossimo febbraio la comunità di Marsala avrà a disposizione il nuovo complesso di social housing realizzato all'interno del quartiere di Amabilina. Lo ha reso noto l'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani. Il fulcro del progetto, finanziato con circa 2 milioni di euro, fondi tratti dal FES 2014-2020, è stata la ristrutturazione e il recupero a fini abitativi sociali di un complesso di una volta ad uso scolastico. Eseguire lavori l'impresa Phoenix Consorzio Stabile di Bologna Castro Giovanni SRL. Da un immobile prima adibito a scuola verranno ricavati 25 alloggi sociali destinati a specifiche categorie di utenti. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. L'ufficio ambiente del comune di Mazara ha comunicato che per richiedere il servizio di ritiro ingombranti a domicilio al momento occorre utilizzare esclusivamente la mail. A causa di un guasto tecnico alla linea telefonica, infatti, non è al momento raggiungibile il numero telefonico dedicato. I tecnici sono al lavoro per la riparazione del guasto. Il prossimo 10 dicembre, nell'ambito di Blue Sea Land, verrà presentato presso il Collegio dei Gesuiti di Mazara la nuova pubblicazione di Pepe Messina dal titolo Mediterraneo, continente liquido. Sentiamo.
È una pubblicazione divulgativa, nel senso che all'interno del libro sono affrontati diversi argomenti. Quello centrale è legato in senso affettivo, ma questo non significa che non è una problematica importante, è legata alla storia di come nasce, come si evolve e perché non è mai stata risolta quella che tutti conoscono a livello di cronaca, la guerra del pesce. Ma si parla anche del Mediterraneo, visto da scrittori e viaggiatori che nel secolo lo hanno attraversato e l'hanno voluto descrivere con poesie o con scritti, ma si parla anche del ruolo, ahimè, fallimentare dell'Unione Europea da 30 anni a questa parte, da quando la politica estera è stata trasferita dagli Stati membri all'Unione Europea e che sul Mediterraneo ha fatto poco, ma si parla anche di geopolitica, si parla anche per l'appunto di tutto questo continente liquido che amo chiamare Mediterraneo e quali sono i motivi della instabilità, anche legata per esempio al flusso dei migranti che tutti conosciamo e che ahimè ogni giorno ne sentiamo di tutti i colori. Il libro sarà presentato il 10 dicembre alle 10.30 nell'ambito dell'11ª edizione del Brusiland a Mazara del Vallo presso il Collegio dei Gesuiti. La cosa bella di questa copertina, basta vederla, nasce da una ceramica del famoso ceramista Aito, e grazie a Nicola Cristaldi per avermi dato la possibilità di arricchire veramente la copertina con questa opera. La regione siciliana cofinanzia la produzione di ulteriori 18 progetti cinematografici e audiovisivi. Sono state completate infatti le valutazioni delle proposte presentate nella seconda finestra del bando 2022 chiusa a fine settembre. Le produzioni ammesse al contributo si aggiungono alle 19 già cofinanziate nella prima finestra, completando così il piano di investimenti regionale che quest'anno ha una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro. Ed essere stati ammessi al cofinanziamento in questa seconda tornata sono 7 lungometraggi, 10 documentari e un cortometraggio. L'obiettivo della regione è promuovere e valorizzare l'immagine del territorio, rafforzare e qualificare le imprese locali e favorire la crescita professionale degli operatori del settore. Termina qui TG Vallo terza pagina, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.